Le crisi si giudicano generalmente sulla base del giorno o dell'anno da cui si decide che la crisi è cominciata. Ecco, io andrei un po' più in là. Scusi, io andrei un po' più in là, cioè comincerei, non vorrei andare dal momento in cui Netanyahu constata, perché questo è vero, lo constata, che non esiste una classe dirigente palestinese all'altezza di un negoziato. Io andrei piuttosto più in là e ricorderei che il grande fondatore dello movimento sionista, Theodor Herzl, aveva detto due cose sbagliate nel corso della sua vita, o due cose che si sono, una sbagliata e l'altra che si rivelò essere sbagliata. Prima di tutto disse che gli ebrei avrebbero creato uno Stato perché erano un popolo senza terra che aveva trovato una terra senza popolo. Era convinto, in altre parole, che in Palestina non ci fosse nessuno e che in quel vuoto gli ebrei arrivando avrebbero creato uno Stato. Non è vero, c'era qualcuno. Ce n'erano persino parecchi, ma insomma, così in grande buona fede, Theodor Herzl era un nobile personaggio. Poi disse, questo Stato nuovo sarà uno Stato di tipo risorgimentale, in fondo erano tutti un po' influenzati da Mazzini, e sarà un po' uno Stato risorgimentale. In realtà questo Stato vuole delle confini basandosi su un testo religioso, perché i confini che lo Stato di Israele vorrebbe avere per sé sono confini biblici. In altre parole, il titolo di legittimità dello Stato di Israele è un testo sacro. Beh, io non riesco a far politica con uno che ragiona in questo modo, perché se ci mettiamo a parlare di religione non andiamo da nessuna parte. Poi poi c'è un altro problema, voglio dire. Erano laici, era un grande movimento laico, straordinariamente laico, con una ricchezza di riflessione, eccetera. A un certo punto, in questo contesto laico, perché Ben Gurion era laico e tutti quelli che hanno creato lo Stato erano laici, Golda Meir, eccetera, si è infilato il confessionalismo ebraico. Sono arrivati i religiosi. E i religiosi hanno cominciato a ragionare da religioni. Prima di tutto hanno delaicizzato il paese, perché bisogna andare a sposarsi a Cipro, se i matrimoni fra non ebrei devono aver luogo a Cipro, perché in Israele non si può. E, insomma, voglio dire, allora ci siamo trovati alle prese con un problema completamente diverso, perché era un problema in cui l'elemento, la componente religiosa, ora io non so se Netanyahu sia religioso, ma certamente i suoi voti sono quelli di quella componente della società israeliana. E allora adesso ci troviamo alle prese con un problema che non è facile risolvere, perché ragionare con i religiosi non è facile. Negoziare con un laico è una cosa, negoziare con un religioso è un'altra. Quindi non lo so cosa continuerà ad accadere. Per di più, finché c'era Barack Obama, sapevamo che gli Stati Uniti credevano fermamente alla politica dei due stati e bene o male, come dire, pesavano sulla bilancia in qualche modo. E adesso Barack Obama non c'è, e la Casa Bianca sembra essere diventata una succursale dello Stato di Israele. Cosa facciamo?